La libertà di insegnamento e il pieno godimento dei diritti dei lavoratori, nonché, cosa ancora più grave, rischia di inficiare la libertà di apprendimento degli studenti. Come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale ci stiamo preparando anche in aula a sopprimere la previsione della chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, anche se purtroppo siamo ben consapevoli che proprio questa è una delle rivoluzioni del mondo della scuola che al Premier piace tanto decantare. Sempre a quest'articolo poi abbiamo anche presentato un emendamento per inserire l'istituto dell'esonero e del semi-esonero dell'insegnamento per i collaboratori del dirigente scolastico. Tale istituto è stato recentemente abolito dalla legge di stabilità 2015 in spregio del fatto che sia sempre stato presente nell'organizzazione scolastica anche da molto prima dell'introduzione dell'autonomia scolastica. Oggi invece più che mai la dimensione dell'istituzione scolastica, la loro complessità e l'articolazione su più plessi rendono ancora più indispensabili gli esoneri dei collaboratori e dei dirigenti per la gestione quotidiana dell'attività scolastica. Grazie. La ringrazio, deputato. Chiede di intervenire il deputato Bernini, prego. Grazie Presidente. Purtroppo questa controriforma che la maggioranza si ostina a portare avanti ha dei precedenti ben poco illustri, oserei dire. Io leggo la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia numero 129 del sabato 2 giugno 1923, all'articolo 27 recita: Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono scelti e conferiti dal preside. E questo provvedimento è stato firmato da Benito Mussolini. Quindi questa vi pare una soluzione innovativa? Qui veramente stiamo ricalcando percorsi orribili della nostra storia, della storia italiana. Grazie. La ringrazio. Deputato Nuti. Va sempre ricordato come ci stiamo presentando agli italiani con una finta sinistra unita ad una finta destra per l'ennesima porcheria verso la scuola. Queste proposte voi non le avete fatte ai vostri elettori che costantemente prendete in giro, così come con tutte le altre proposte di legge. Basta entrare nel merito, basta leggere quello che è il contenuto di questo provvedimento, c'è la volontà di far sì che i dirigenti possano chiamare gli insegnanti nel proprio istituto per capire come il rischio di creare scuole di serie A e scuole di serie B sarà sempre più concreto. La ringrazio. Deputato Simonetti, prego. Grazie Presidente. L'articolo